Adesso ci siamo, adesso è veramente Matteo al quadrato. Grazie, grazie. Grazie Matteo, grazie, grazie per il grande regalo che ci hai fatto. Grazie, il calore, la dimostrazione che questa città si può governare, questa città si può vincere. Grazie a voi, grazie all'aiuto di tutti. Grazie a Matteo Zaffini, grazie capitano. Grazie. Grazie a voi, scusate il ritardo e scusate la voce, ma stiamo girando questo splendido paese in lungo e in largo, mentre altri politici sono in vacanza all'estero e sui motoscafi non siamo qua. Siamo nelle piazze, siamo nelle fabbriche, siamo negli ospedali, siamo nelle scuole, perché la politica, anche quando il Parlamento è chiuso, anzi soprattutto quando il Parlamento è chiuso, è fatica, è ascolto, è sudore, è impegno. Sono ad esempio gli agricoltori che ho incontrato ieri a Eboli, in provincia di Salerno, che mi hanno chiesto, io lo chiedo a voi e lo chiedo sempre quando vado nelle piazze in televisione, questi agricoltori che si alzano presto e vanno a letto tardi, mi hanno detto: Matteo, aiutaci a ricordare agli italiani che anche fare la spesa è un atto politico, e io lo chiedo anche a voi. Compriamo italiano, mangiamo italiano, beviamo italiano, aiutiamo i nostri agricoltori, i nostri pescatori. Abbiamo la terra e il mare migliori al mondo. Lasciamo che i formaggi francesi se li mangino a Parigi, noi mangiamo i formaggi della nostra terra. E siamo ad Ariccia, consumiamo i prodotti della nostra terra, lasciamo che se ne mangino gli altri le loro schifezze. Quindi è questo, noi stiamo offrendo proposte. Faccio un esempio su un tema che riguarda tutti. Ci sono delle zanzare, ci sono dei moscerini, formiche rosse. Fate un applauso a questi sinistri, vi vogliamo bene. Dai, sono gli ultimi giorni, perché prima mandiamo a casa i sinistri dei Castelli e poi mandiamo a casa la Raggi e Zingaretti l'anno prossimo. Preparate le valigie, che il Lazio merita di più e merita di meglio. Quindi soluzioni, dicevo, soluzioni. Problema numero uno, che è fra pochi giorni, che riguarda tutti e che è in mano a degli incapaci come minimo: la scuola. La scuola, io prima di venire qua ho sentito mia figlia e mio figlio, mi ha detto: papà, è il 27 di agosto, io non so ancora quando torno in classe, a che ora torno in classe, con quanti compagni, con quante maestre, dove vado in mensa, dove vado in palestra, cosa faccio il sabato. Azzolina, dimettiti se sei capace. Questa gioca con banchi, con rotelle.